Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 4, capitoli 38 e 39, 25 novembre e 3 dicembre del 1900. Tardando a venire il mio dolcissimo Gesù, quasi mi sono messa in timore. Ancora non veniva, ma poi con mia sorpresa tutto all'improvviso è venuto e mi ha detto: Diletta mia, vuoi tu sapere quando un'opera si fa per la persona amata? Quando, incontrando sacrifici, amarezze e pene, a virtù di cambiarle in dolcezze e delizie, perché questa è la natura del vero amore, di trasmutare le pene in gioie, le amarezze in delizie. Se si sperimenta il contrario, segno è che non è il vero amore che agisce. Oh, quante opere si dice lo faccio per Dio, ma negli incontri dolorosi si danno indietro. Con ciò fanno vedere che non era per Dio, ma per l'interesse proprio e per il piacere che sentivano. Poi ha soggiunto: generalmente si dice che la propria volontà guasta ogni cosa ed infetta le opere più sante. Eppure questa volontà propria, se è connessa con la volontà di Dio, acquista tanto valore che non c'è altra virtù che la possa superare, perché dove c'è volontà c'è vita nell'operare il bene, ma dove non c'è volontà c'è la morte nell'operare, oppure si opererà stentatamente come se stesse in agonia. Questa mattina, trovandomi fuori di me stessa, mi sono trovata con Gesù bambino tra le braccia.
E mentre mi deliziavo nel guardarlo, senza sapere come, dallo stesso bambino è uscito un secondo e dopo brevi istanti un terzo bambino, tutti e due simili al primo, sebbene distinti fra loro. Stupita nel guardare ciò, ho detto: Oh, come si tocca con mano il mistero sacrosanto della Santissima Trinità, che mentre siete uno siete anche tre. Mi pare che tutti e tre mi dicessero, ma mentre usciva la parola formavo una sola voce. La nostra natura è formata da amore purissimo e semplicissimo, comunicativo. E la natura del vero amore ha questo di proprio, di produrre da sé immagini tutte a sé simili nella potenza, nella bontà e nella bellezza di tutto ciò che esso contiene. Solo per dare un risalto più sublime alla nostra onnipotenza, ne mette il marchio della distinzione, in modo che questa nostra natura, liquefacendosi in amore, e siccome è semplice, senza alcuna materia che potrebbe impedire l'unione, ne forma tre e ritornando a liquefarsi ne forma uno solo. Ed è tanto vero che la natura del vero amore ha questo, di produrre immagini tutte a sé simili o di assumere l'immagine di chi si ama, che la seconda persona, nel redimere l'umano genere, assunse la natura l'immagine dell'uomo e comunicò all'uomo la divinità. Mentre i tre bambini ciò dicevano, io distinguevo benissimo il mio diletto Gesù, riconoscendo in lui l'immagine della natura umana, e solo per lui avevo fiducia di starmene alla loro presenza, altrimenti chi avrebbe ardito? Ah sì, mi pareva che l'umanità assunta da Gesù aveva aperto il commercio alla creatura, come farla salire fino al trono della divinità, per essere ammessa alla loro conversazione ed ottenere le scritti di grazie. Oh, che momenti felici ho gustato, quante cose comprendevo! Ma per scrivere qualche cosa avrei bisogno di descriverla quando l'anima mia si trova col mio caro Gesù, che mi pare sprigionata dal corpo, ma nel trovarmi di nuovo imprigionata, le tenebre della prigionia, la lontananza del mio mistico sole, la pena di non vederlo, mi rendono inabile a descriverla e mi fanno vivere morendo, ma sono costretto a vivere allacciata, carcerata in questo misero corpo. Ah, Signore, abbiate compassione di una misera peccatrice che vive inferma e imprigionata, rompete presto il muro di questo carcere per volarmene a voi e non più ritornarvi. Come sempre stupendi questi due capitoletti, assai profondi e assai istruttivi, uno più dell'altro. Il secondo ci porta parecchio in alto, nel cuore della Santissima Trinità, dando delle suggestioni davvero stupende, mentre il primo ci porta dentro due grandissime, oserei dire verità. La prima: quando un'opera si fa per amore, le sofferenze diventano gioie. Si tramutano le pene in gioie e le amarezze in dolcezze. Allora, la misura dell'amore, la cifra autentica dell'amore, lì dove non c'è possibilità di inganno, è questo. Se io devo fare una cosa per Gesù o per Maria, e questa costa sacrificio e tanto sacrificio. La faccio con gioia e volentieri o la faccio per forza? Perché il problema è questo qui. Se c'è un amore autentico, ma proprio un amore, amore, folle, sincero, se io so che una cosa la vuole veramente Gesù da me, vuole da me quel sacrificio, vuole da me quella rinuncia, vuole da me questa pena, quella mortificazione, quella penitenza, quella prova, qualunque cosa sia. Cioè, basta avere la percezione, la vuole Gesù? Basta. Si va e si fa con gioia, e addirittura, questo l'hanno vissuto i santi, nelle pene si prova la gioia, nelle amarezze le dolcezze. Basti pensare a Gesù crocifisso, no? Lo dice tante volte nelle ore della Passione. Come stava la santissima umanità di Gesù in croce? Nessuno di noi lo può immaginare, per quanto ci sforziamo e facciamo molto bene a meditare, a cercare di penetrare il dolore di Gesù, a rappresentarceli, a immaginarceli. E più questo si fa, e più merito se ne ha. Quindi queste sono tutte operazioni benedette dal cielo. Ma non possiamo immaginarci che cosa stava vivendo. Eppure
in mezzo a quel mare immenso di dolori, e questo vale anche per la Divina Maria che era sotto la croce, c'era la gioia. Perché Gesù stava facendo e compiendo in tutto la volontà del Padre. Cioè, il discorso è questo qui: quando una cosa è volontà di Dio, un cuore che ama non capisce più niente, cioè, non gli importa, fa qualunque cosa. E quella cosa la fa senza pena, senza sforzo e con gioia. Di modo tale che quando questa gioia e questa dolcezza non c'è, dice Gesù, se si speramenta il contrario, segno è che non è il vero amore che agisce. Io ricordo sempre, se non voglio, come sempre quando parlo di queste cose, anticipare il giudizio della Chiesa né suscitare niente di che, ma tutti sanno che la Madonna di Medjugorje ha chiesto, io uso il verbo indicativo, ma è chiaro che in senso stretto si usa sempre il verbo condizionale su queste cose, no? Fino a quando la Chiesa non dia un pronunciamento definitivo. Però, insomma, sembra che le cose non stiano andando verso binari sbagliati, quindi. Comunque, ha chiesto 2 digiuni a settimana, il mercoledì e il venerdì, di 24 ore, abbastanza impegnativi, pane e acqua, quindi per chi non è abituato, insomma, sono 2 gesti ascetici significativi. Stare un giorno a digiuno a pane e acqua, insomma, produce qualche pena, insomma, no? Anche grande. A volte può fornire un mal di testa, insomma, non indifferente, insomma, di fastidioso. Ecco. E molte persone si scoraggiano. Sono, come dire, supporters di Medjugorje, che a volte, per la verità, mi si perdoni, insomma, quasi fanatiche, nel senso che vanno a fare 30.000 pellegrinaggi, però poi la Madonna ha chiesto una cosa, l'ha chiesta lei. Cioè, allora, questa cosa viene sicuramente da quella fonte. Poi, se quella fonte un giorno la Chiesa dovesse dire che non è autentica, d'accordo, come non detto. Ma la fonte è quella. Per cui, se tu sei tanto entusiasta di Medjugorje che vuoi fare 200.000 pellegrinaggi, ma cosa ci vai a fare se non fai quello che chiede la Madonna? Ma si fa troppa fatica, mi viene mal di testa, devo lavorare, devo fare questo, devo fare quell'altro. Allora, in un messaggio, una Madonna disse chiaramente, io non ricordo, l'ho letto tanti anni fa. Dice, ma no, il digiuno non è un atto, è un atto faticoso se non c'è amore per me. Perché se c'è amore per me, ma io ne faccio 3 di digiuni, non 2, ma pure tutti i giorni, se la Madonna li chiede. Capite? Io nel senso, chiunque sia, no? Un'anima che ama la Madonna veramente e che vuole fare la volontà della Madonna, un'anima che vive per Maria, come per esempio un consacrato totus tuus. Ma non serve neanche che la Madonna finisca di pronunciare l'ultima sillaba, l'ho già fatta e la faccio non con sforzo, con sacrificio, ma lo faccio con gioia e con amore, con dolcezza, onorato, ecco, che la Madonna mi abbia fatto conoscere la sua volontà e che mi conceda di farla. D'accordo? Qui Gesù tocca un tasto fondamentale, cioè, quante opere si dice lo faccio per Dio? Sì, come no, ma negli incontri dolorosi, alla mia difficoltà, ci si volge indietro. Tutte le cose della vita interiore. Dici, io ho la devozione di fare l'adorazione eucaristica. Faccio mezz'ora al giorno. E quando stai davanti al Santissimo Sacramento, che non tiene da spiaccicare manco una parola, che stai lì e lo guardi, e quella mezz'ora ti pare che non passa mai. Basta leggere gli scritti di Santa Teresa, sono momenti che capitano, no? Lei racconta che ci sono delle volte che era arida, che le Carmelitane si fanno 2 ore di meditazione al giorno, una la mattina e una al pomeriggio. E a quei tempi chiaramente non c'erano gli orologi, no? C'era il clessidrone dentro la stanza dove si facevano le meditazioni. Quando iniziava la meditazione partiva la sabbia della clessidra, no? Che durava un'ora. Santa Teresa dice, io pensavo, ci stavano dei momenti che guardavo quella sabbia della clessidra e dicevo, ma quando è finita? Però stava lì. Non diceva, è un brutto momento, tanto è inutile mi metto a fare la meditazione perché tanto oggi starò come un pezzo di ghiaccio, quindi domani torniamo. No, stai lì un'ora a fare il pezzo di ghiaccio, perché questo dimostra che tu fai la meditazione, che certamente serve anche a te, ma la meditazione si fa anzitutto per amore di Dio, perché Dio vuole che noi viviamo questo tempo
di preghiera intensa e di crescita, perché la meditazione serve a noi per crescere interiormente, a volte per vivere delle belle consolazioni, per avere delle luci da parte del Signore. Ma se il Signore oggi la luce non te la dà, non te l'ha data. E la meditazione è fatta bene lo stesso. Quindi questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordare. Gesù ti dice di perdonare chi ti ha fatto del male. E si perdona. Con gioia, proprio, ma, no, ma io ti abbraccio, ma se ti incontro per strada te vado a prendere subito il caffè. È una cosa che se Gesù te la vede fare, Gesù sfavilla di gioia. Capite? Così come se tu a una persona che ti è offesa gli dicessi, gli mandassi un accidente, Gesù sarebbe molto addolorato. Allora, se ci fosse l'amore sincero e nella divina volontà l'amore sincero, sarebbe tutto quanto facilissimo. Anche i più atroci tormenti. Se uno legge gli atti dei martiri, le vite dei martiri, veramente delle volte hanno passato certe cose che se uno soltanto legge il racconto del martirio si sente male solo a leggere certe cose, insomma, no? Altro che i film dell'orrore che fanno adesso, insomma, che sembrano veri con tutte quante quegli squartamenti, ma hanno fatto delle cose orribili ad alcuni martiri. Ma come ha fatto questo? Certo, c'è la forza sovrumana che viene dal nostro Signore, certamente. C'è un'azione straordinaria della grazia per dare la forza di superare un tormento del genere. Però quella grazia straordinaria si poggia dentro un cuore, un'anima che amava veramente Gesù. Non per scherzo, non a chiacchiere. Ecco, poi nella seconda parte del primo capitoletto Gesù dà una chiave di lettura, attenzione, fondamentale, ecco, per non travisare tutti quanti i discorsi sacrosanti che si fanno sulla volontà propria e sulla volontà divina. E qui distingue chiaramente, cioè la nostra volontà, che diciamo sempre, diciamo bene, che deve morire, che deve essere annientata, insomma, che non dobbiamo assecondarla, ma in che senso si dice questo? Nel senso che noi non dobbiamo mai assecondarla quando vuole qualcosa che è fuori o contro della volontà di Dio. Ma anche quando si giunge allo stato di fusione con la divina volontà, sempre gli atti che noi compiamo sono atti volontari, sono atti tutti quanti divini, perché ormai c'è l'accordo tra la volontà umana, c'è la fusione tra la volontà umana e quella divina. Ma in ogni atto che noi compiamo, che sia un atto umano, esercitiamo la volontà, che è una facoltà naturale. E quindi tutto il problema, qui Gesù usa nel 1900 un termine caro a noi del 2018, la volontà importante propria che è connessa con la volontà di Dio, d'accordo? Questo è come il computer quando lo connettiamo a internet. Se il computer lo connettiamo a internet, appena andiamo sul browser a cercare qualcosa, quello viaggia, d'accordo? Viaggia perché è connesso con il web. E la nostra volontà umana deve stare sempre connessa con quella divina, cioè in ogni atto che compie, deve compiere un atto non di volontà propria, nel senso disgiunta da quella che Dio vuole, ma un atto divino perché congiunto a quello che Dio vuole, sempre. Quindi, ecco questo anche per non fraintendere o travisare, no? Noi non dobbiamo immaginare la fusione della divina volontà, cioè come una sorta di vita passiva dove Dio fa tutto dentro di noi senza di noi. Assolutamente, questa è un'eresia grossa quanto una casa, sono delle forme molto molto antiche, risalgono al 1600, al 1700 le prime manifestazioni, no? In parte queste sono di origine protestante, in parte derivano dalle correnti quietistiche, no? Sempre un pochino pseudomisticheggianti, no? No, l'operato della che cioè noi, cioè è proprio il nostro costitutivo umano, cioè l'avere una volontà libera è ciò che fa di noi degli esseri umani, cioè delle immagini di Dio. Ecco. E tutto il segreto sta nella connessione, nell'imparare a stare connessi. Avete visto come ormai i modem nelle nostre case li teniamo sempre accesi, no? Quindi il computer è sempre connesso, giorno e notte. Ecco, è un'immagine bellissima questa qui.
Tale dovrebbe essere la nostra volontà umana in relazione a quella divina. E quando questo ci sta, si agisce in modo continuamente divino. E quando questo ci sta, cioè noi dovremmo, io c'è proprio l'immagine di chi non capisce più niente, cioè avete visto, no? C'è stanno volontà di Dio, puffete, cioè non capisco più niente, quella cosa si fa punto e basta, d'accordo? E con gioia, ripeto, onorati, si comincia a vivere veramente una vita di delizie, di diletti, anche in questo mondo, no? Perché quando qualcosa contraria alla nostra volontà, io immediatamente mi unisco a quella divina che vuole che soffra quella contrarietà, e quella contrarietà si tramuta in gioia, perché è offerta a lui, è sofferta per lui. E se il fine della tua vita è dare gioia, gusto e gloria a Gesù e a Maria, fine. Quando lo fai, fai salti di gioia. Ecco, poi qui c'è la visione della Santissima Trinità, no? Ecco, qui adesso bisogna, numero uno, avere sempre due attenzioni quando si hanno queste cose. Come Luisa stessa spiega, queste esperienze le comprende bene, non perfettamente, solo chi le vive. Dice, sarebbe bello che potessi dare le descrizioni mentre le sto vivendo, no? Però lì sto rapita, quindi lo faccio, e quando torno diventa tutto più difficile. Diventa tutto più difficile anche perché la comprensione di certi arcani misteri non è possibile a noi fino a quando rimaniamo in questa valle di lacrime. Perché se fosse comprensibile non saremmo più sulla terra, ma saremmo già in paradiso. Questa è la prima premessa. La seconda premessa è di non fare, ecco, di questo brano in un contesto di meditazione, anche per chi poi la prosegue personalmente, come dire, una fonte di speculazione teologica, quindi sulle tre persone divine. No, ecco, il fine è un altro. E il messaggio che Gesù vuole dare è questo. L'amore produce delle immagini simili a sé nella potenza, nella bontà e nella bellezza. Questo è vero essenzialmente nelle tre persone divine, però è uno, come dire, dei motivi dell'incarnazione ed è anche il leitmotiv della vita nella divina volontà. Perché? L'umanità di Gesù era così bella, così perfetta e così potente, perché era l'umanità della seconda persona della Santissima Trinità, che aveva unito a sé ipostaticamente quella natura umana creata. Per cui noi dobbiamo subito pensare quanto la Santissima Trinità amava la natura umana di Gesù. E questo amore purissimo produceva nella Santissima Umanità di Gesù tutte quante le perfezioni di cui lui era dotato. Attenzione, Facciamo un altro passaggio. Quanto la Santissima Trinità amava la Divina Maria, la persona umana della Divina Maria, non è soltanto la natura, no? Perché la Divina Maria è una creatura umana al 100%. Infinitamente, immensamente, e per cui tutte quante le perfezioni che sono più numerose della sabbia del mare e delle stelle del cielo che si possono contemplare nella Madonna sono, come dire, impressive, cioè sono immagini al vivo delle divine perfezioni. Qual è la fonte di questa tensione? L'amore. E dice, e come mai che io questa immagine delle divine perfezioni non ce l'ho? Forse che a me Dio non mi ama? No, Dio a me mi ama, e come? Il problema è che perché questa formuletta funziona, cioè la nostra natura è formata d'amore purissimo e semplicissimo e comunicativo, cioè
perché tu possa diventare un oggetto della comunicazione di questo amore trinitario, che è qualcosa di sfolgorante, tu lo devi accogliere. E non a chiacchiere, e non a livello di pii desideri, ma lo devi accogliere a livello di vita, di vita che si comincia a, cioè di cammino che si comincia a percorrere. E come lo vedi? Gesù dice, bene, io ti amo, accogli il mio amore? Facciamo degli esempi da terra a terra. Se tu vuoi accogliere il mio amore, comincia subito a capire una cosa. Ogni cosa che io ho fatto per te e ogni cosa che io ho detto per te deve diventare la tua regola di vita. Se no non stai accogliendo il mio amore. Perché se tu sei certo che io ti amo infinitamente, non c'è cosa che ho detto nel Vangelo, non c'è cosa che ho fatto per te che non sia perfezione assoluta. E quindi tu la devi anzitutto accogliere. Ecco perché San Giovanni, che è l'apostolo dell'amore, dice sempre nelle sue lettere, guardate che è Dio che ci ha amati per primi. Ed è per questo che tutto parte dall'accoglienza autentica del suo amore. Guardate che molti si sciacquano la bocca oggi a dire che Dio è amore, che Dio ci ama, a destra e a sinistra, dico sì, ma sono slogan sterili, d'accordo? Cioè, oppure a volte utilizzati in maniera fuorviante. Ah, siccome Dio mi ama, che bello, posso fare tutto quello che mi pare, tanto Dio mi vuole bene lo stesso. Ah, che... Quindi questi modi abbastanza, io penso che siano proprio demoniaci, d'accordo? Perché vanno a toccare una verità basilarissima, profondissima, che è quella dell'amore trinitario verso la creatura, che però deve essere accolta e vissuta bene per non essere completamente vanificata, perché non è che siccome Dio mi ama posso fare tutto quello che mi pare, ma siccome Dio mi ama io devo accogliere tutto quello che lui mi dice e fare tutto quello che dice lui. È il contrario, è se voglio realmente accogliere questo amore, no? Cioè, proviamo a vedere che cos'è il peccato, no? Io trasgredisco un comandamento. Ma perché trasgredisco un comandamento? L'ho detto anche tante volte nelle catechesi che ho fatto. Perché non credo veramente che quello è un atto d'amore di Dio per me. Perché se io, per esempio, credo che non commettere atti impuri è un atto d'amore di Dio per me, e io so benissimo, perché questo insegna la Chiesa, che non esiste altro luogo lecito di esercizio della sessualità che non sia il sacramento del matrimonio, pur trattandosi di un bene dilettevole, di una cosa allettante, che attira, che provoca piacere, ma non lo farò mai se io ho questa convinzione. Cioè, può essere tutte le tentazioni del mondo. Perché se Dio è amore puro nei miei confronti e mi dice non fare quella cosa, e quella cosa io dico, ma come mi dice di non fare quella cosa? Ma è tanto bella, ma io la voglio fare lo stesso. Ecco, andiamo a vedere il peccato originale anche. Cosa è stato il peccato originale? Qual è il veleno che ha instillato il serpente? Che Dio non li sta amando veramente. Perché la domanda che quello fa, che bisogna rispondere, è vero che non potete mangiare niente? Dice, no, possiamo mangiare tutto tranne che uno. Dice, ah, che bel capolavoro che ha fatto. Vado a fare, che bello, la cosa più bella va tolto della vita. Cioè, sai che bello? Dice, tu puoi fare tutto meno che la cosa più bella che esiste. Che amore è? Immaginiamo anche se è vera, ecco, come io personalmente, con opinione privata, ritengo la ricostruzione di origine patristica, insomma, del peccato originale, no? Come dell'ingresso della disordinata sessualità nel mondo, no? Dice, ah, che grande amore, fa tutto meno che la cosa più bella che esiste al mondo. Allora, quando un'anima autenticamente accoglie l'amore di Dio, lo riconosce come tale, quindi comincia, inevitabilmente nel tempo cambia tratti, diventa divina. Perché Gesù spiega. Questo amore accolto si comunica e produce
immagini simili a Dio nella potenza, nella bontà e nella bellezza. Ecco perché Gesù spiega che chi vive nella divina volontà partecipa della divina onnipotenza, partecipa della divina gioia, partecipa della divina bellezza. È inevitabile che sia così. Ma che cos'è la vita della divina volontà? È non fare più nulla di testa propria, ma accogliere integralmente tutto quello che Dio vuole. Perché devo accogliere tutto quello che Dio vuole? Perché tutto quello che Dio vuole è atto di puro amore infinito, anche se io lo vedo come un incubo. Dice, ma come? Ma manda un tumore che è un atto di puro amore infinito. Sì, lo è, tu non lo vedi, ma lo è. È tutto qui il segreto. Però questo non è una, come dire, uno slogan, una chiacchiera. Io spero che lo Spirito Santo nei nostri cuori ci faccia comprendere proprio la profondità di questo. Quindi, se uno ci crede veramente e accoglie veramente l'amore di Dio, è fatto tutto. Ed è fatto tutto non perché si rimane come degli ebeti inerti, ma perché la nostra volontà accogliendo questo, si connette, e quindi ogni disturbo di connessione non dipende da una resistenza della volontà, ma dalla nostra debolezza. Magari non abbiamo capito bene una cosa, ci abbiamo ancora delle miserie, ci abbiamo ancora tutte tante cose che ci possono stare, d'accordo? E che poi nel tempo si dimano e si correggono, ma mai un atto di resistenza volontaria. Possa lo Spirito Santo illuminare le nostre menti e farci comprendere la profonda verità nascosta dietro queste immagini che Gesù si è degnato di mostrare a Luisa e dietro le semplici ma profonde spiegazioni che essa ha dato. O Santa Vergine Divina Maria, oggi siamo entrati nel mistero dell'amore, abbiamo anche fatto riferimento ai modi con cui tu hai illuminato le nostre menti sulla potenza dell'amore. L'amore è la chiave di lettura di tutta la tua vita, della vita di Gesù e di tutto il mondo della Divina Volontà. E l'accoglienza indiscriminata, incondizionata di questo amore e il ricambio totale e pieno di questo amore è tutto ciò che è necessario fare per iniziare a vivere il paradiso anticipato sulla terra. Tu questo lo hai vissuto e a te ci affidiamo perché possa diventare presto realtà anche per noi. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.